Ieri sera su Rete 8 alcuni riti della Settimana Santa e le principali processioni del Venerdì Santo d'Abruzzo, in particolare quelle di Lanciano, Teramo, Sulmona, L'Aquila, Pescara e Chieti. Nello speciale i momenti salienti delle processioni del Cristo Morto in Abruzzo con immagini e commenti di sacerdoti, esperti e studiosi di riti popolari e religiosi. A Lanciano si rinnova la tradizione della processione degli incappucciati, il rito la cui origine risale al XVI secolo e si svolge la sera del Giovedì Santo. Per i cristiani è l'ultima cena, la sera del tradimento. A Teramo sono due gli appuntamenti che scandiscono questo importante evento religioso. All'alba la processione della Desolata, che rappresenta il dolore della madre di Gesù e che cerca il figlio nelle chiese cittadine, e quella che si svolge al tramonto. Antiche e molto suggestive anche le due processioni di Sulmona in attesa della celebrazione della Madonna che scappa, che si svolge la domenica di Pasqua. La prima detta del pomeriggio organizzata dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto, la seconda è curata dai confratelli dell'Arciconfraternita della Santissima Trinità, detti Trinitari, e lo struscio dei Trinitari e il Miserere, i momenti più toccanti. All'Aquila il rito ha assunto un significato ancora più particolare e intimo. Dopo il sisma del 2009 e il corteo e i simboli della passione di Cristo realizzati dal maestro Remo Brindisi, dalla Basilica di San Bernardino sfilano in rigoroso silenzio tra i palazzi del centro storico del capoluogo di regione, i martiri del terremoto ricordati nel rito. A Pescara la processione principale del capoluogo adriatico è quella presieduta dall'arcivescovo Tommaso Valentinetti. Il corteo ha preso le mosse dalla cattedrale di San Cetteo, patrono della città in zona Porta Nuova, ed ha attraversato le vie di Pescara Vecchia per concludersi con la Via Crucis in via delle Caserme. In 40.000 la processione di Chieti, la più antica d'Abruzzo e secondo alcuni studiosi anche tra le più antiche d'Italia, nata nell'842 e dal 1603 e organizzata dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. La rappresentazione è caratterizzata dal Miserere di Saverio Selecchi e dai confratelli incappucciati, un appuntamento, quello della processione di Chieti, che unisce tutta la comunità e richiama abruzzesi da diverse parti del mondo.